Ciao a tutti ragazzi! Oggi andiamo in libreria. Se vi ricordate, almeno i nostri più vecchi followers già ci eravamo andati, ma questa è un'altra che si trova a Boston. Esatto. Quindi entriamo qui, vediamo un po' che aria tira, dai. Entriamo Paola, su. Vedi, welcome back, Paola. Ci avranno con noi. Grazie per essere una nostra, vedo anche vicino. Ma dai! Ma è possibile, non ti va di andare da nessuna parte. Qui abbiamo la cioccolata. Beh, io illustro, dovessero pensare che sono libri. Abbiamo anche i giochini. Abbiamo anche i giochini. Vabbè, ma devo dire qualcosa mentre faccio il video, su. Guarda Paola, abbiamo anche il sapone. Il sapone natalizio. Ma ragazzi, perché magari pensate che è un libro, quindi noi specifichiamo, sapete, cioè, un libro a forma di sapone. Vabbè, ma siamo in America, tutto è possibile. Sì. Guarda, è come il serpentone, quello là che con cui giocavamo in Italia. Ma questo qui è il Rubik's, che devi dire, è il cubo, mamma, non è il coso, cosa dici? Sì, ho capito, c'è scritto Rubik's, poi tu hai ragione, però mi ricorda tanto il serpentone. Ma non è il serpentone, sì, ma neanche vabbè, è un incrocio tra il serpentone e il cubo. Paola, che sei rimasta lì? Andiamo, dai, poi vedi, non vuoi entrare nei posti. Guardate che carini, ragazzi! Sono dei biglietti! Che sono dei biglietti? Sì, dai, sono dei biglietti! Paola, guarda! Cosa? Il nostro amico Alpaca! Prima o poi ce la faremo ad andarli a trovare! Io non so, vorrei far entrare tutto quanto dentro al telefono! È tutto così grande! Ci sono tante 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 cose! Ma un bravo, ragazzi, mi attacco dal bicchino! Logico, cioè, chi è che non lo farebbe? Anche una foto della vecchia in bicchiere. Certo. Sì. Andiamo avanti. Guarda i puzzle. Cos'è questo, Paola? Un burrito. Un altro gioco strano. Non ce l'abbiamo in cercaccio. Va bene, lo compreremo prossimamente. Prossimamente al cibo. Guarda che bellino! Aspetta, non posso attraversare. Ecco, adesso attraverso. Guarda che bellino! Cosa? No! Guarda che carine, le borse natalizie, incredibile. Ma posso andare in giro con te che mi prendi in giro per ogni cosa che dico? Certo. Ecco, questi sono i libri che piacciono a me, con delle copertine che trovo assolutamente stupende. Il mago di Oz. Cambiamo zona. Ecco qui i grandi classici. Paola, guarda! Addirittura il vinile di Stranger Things. Cioè, ma c'è la colonna sonora dentro al disco. Che forza! Vedi avere il giradischi, Paola? Tu neanche sai di cosa sto parlando. Certo che so di cosa stai parlando. Più o meno. Oh, anche Ritorno al futuro. Un libro giallo. Oh.
Il ricettario di John Wayne. Non ho capito. Prendi Paola, vediamo, vediamo. Lo sai chi era John Wayne? Era un famosissimo attore che interpretava tutti i film western. Faceva la parte del cowboy. Che carino! Adesso non capisco questo libro cosa si voglia significare. Sì, sfogliamo. Vabbè. Un libro di cucina con John Wayne. Sai Paola che cosa ho deciso? Voglio comprare un libro di ricette italiane e proviamo a cucinare le nostre ricette utilizzando i consigli degli americani. Chissà cosa verrà fuori. Immagino. Guarda che simpatico quest'albero di Natale. Ci sono i libri! Oddio, ma dai, sono in una libreria, ci sono lì. Uffa, basta. Lì giù c'è l'angolo di Starbucks. Guarda Paola, tutti quanti i personaggi della Disney, sono i cattivi questi. Che tristezza però, non ci si può più sedere qui. Mamma, guarda. Chi è? Lo vedi? Non sta leggendo niente in realtà. Ma vedi, non c'è scritto niente. Ci sta prendendo in giro. Fai l'intelligente, sorridi pure, ma in realtà non sta leggendo niente. Dai Paolo, entriamo nel mondo di Harry Potter. Il libro mostruoso. Questa volta è finto, non funziona. Non ci mette paura come tutte le altre cose. Ecco le bacchette magiche. Portafoglio. Carina questa borsa, sì. Anche lo zaino. Le bacchette. Ognuno appartenente a un personaggio diverso. Il mitico cappello. Oggi Paola ha deciso di salutarvi così. Ma non abbiamo bisogno dei tappi per le orecchie come nel film però. Basta. È andata meglio. Ciao a tutti ragazzi, saluta Paola! Sì.